prigioniera di Dio, porca miseria, Chakra. Poi ci fa andare, sembra, eh? Attenzione. Ciao ragazzi e ben ritrovati sull'Igliastorino Outdoors. Prima di cominciare con il video di oggi e prima di cadere inciampando sulle radici viscide e bagnate, vi chiedo di andare subito ad iscrivervi a Secrets of the Ancients, il mio secondo canale interamente dedicato alle tecniche primitive. Sapete che io sono un grande appassionato di tecniche primitive. Il canale è fresco fresco, quindi ho bisogno del vostro aiuto per farlo crescere un po'. Arriviamo almeno a 1000 iscritti, dai, possiamo farcela. Andate in descrizione, c'è scritto Secrets of the Ancients in stampatello, sotto ci sono i link della pagina Facebook, del sito e anche del canale YouTube. Appena smesso di piovere, il cielo si è completamente rischiarato, solo che qui sotto i faggi è come se continuasse a piovere, perché l'acqua continua a gocciolare dalle fronde. Tutta questa umidità non va per niente bene, perché mi darà parecchio fastidio per quello che sono venuto a fare oggi, quindi ci sarà veramente da impazzire. Mi arrivano molto molto spesso domande sul coltello. La più gettonata è sicuramente quella dove mi chiedete di consigliarvi un coltello per il bushcraft. Oggi quindi vi faccio vedere quello che per me è il coltello definitivo per il bushcraft. Vi faccio vedere quali lavori ci faccio e come lo uso. L'obiettivo è sempre quello di darvi qualche spunto utile che potete utilizzare nella scelta del vostro coltello. C'ho un raggio di sole in piena faccia. Vi dico subito che io non sono un fanatico del coltello, non sono neanche un appassionato, per dirla tutta. Per me è solo un attrezzo. La mia conoscenza delle lame è basilare, quindi in questo video non scenderò nei dettagli tecnici, ma mi concentrerò sulle questioni un po' più pratiche. Conviene iniziare dalla parola bushcraft, perché già percepisco qui sotto i commenti dei permalosi ancora prima che il video venga caricato. Ma come? Hai detto che il bushcraft non esiste e adesso ne parli? Lo metti pure nel titolo, nel titolo, per fare clickbait! Nel frattempo il sole va e viene, quindi esposizione completamente cannata. Usiamo pure il termine bushcraft, ci mancherebbe altro. L'unica cosa che volevo dire con quel video tanto discusso di qualche tempo fa, che si intitola appunto "Il bushcraft non esiste", è che il bushcraft di cui parliamo noi non è quello dei pionieri, ma è un'attività che è un misto tra l'escursionismo, il campeggio essenziale e la pionieristica degli scout. Quindi che deve fare questo coltello da bushcraft? Deve processare la legna e deve poter fare tutte quelle operazioni di taglio che si rendono necessarie quando uno si trova all'aperto. A questo punto dovete decidere se per voi è meglio un coltello piccolo o un coltello grande. Che differenza c'è? Con il coltello piccolo ci fate delle piccole operazioni di intaglio, quindi poi vi servirà una sega, un'accetta per tagliare la legna. Col coltello grande, il cosiddetto big knife, ci fate un po' di tutto. Questo per dirlo molto a grandi linee. Io personalmente vengo da un background di tipo scoutistico, ho sempre usato la sega e l'accetta per tagliare la legna, quindi per me il coltello è piccolo. Conosco persone che invece portano sistematicamente solo un coltello di grandi dimensioni e si trovano bene così. Dovete capire quale delle due soluzioni fa più a caso vostro. Per me la soluzione definitiva è lo Shaman realizzato da Dario Trifelli con fodero customizzato della Prometheus. Vi lascio tutti i link del caso in descrizione, andate a vedere sia la Neanderthart di Dario Trifelli e sia la Prometheus Bushcraft Equipment di Andrea Papini. Io, come sapete, sono un grande appassionato di preistoria e quindi ho chiesto a Dario di farmi un coltello che si ispirasse a quelli primitivi, e direi che almeno sul piano estetico abbiamo fatto centro, ma anche su quello pratico ovviamente. N690 a codolo nascosto con bisellatura piana. La cosa che mi piace di più è che, pur essendo un coltello con la lama corta, ha comunque uno spessore importante che lo rende molto robusto e idoneo ad effettuare tutta una serie di lavoretti utili. Il fodero realizzato da Andrea Papini permette praticamente tutti i tipi di porto: orizzontale, verticale, come neck knife, anche se diciamo che il tipo di porto che io utilizzo di più è agganciato al moschettone del passante della cintura tramite questo anello. Perché per me è il coltello da bushcraft definitivo? Perché da due anni, quasi due anni, utilizzo praticamente solo questo e ci faccio
tutto quello che mi serve. Adesso vi faccio vedere come lavora, facciamo un paio di operazioni che sono tra quelle che mi capita di svolgere più di frequente. Sto parlando dei feather sticks e della tecnica dell'hand drill, che con questa umidità riuscirà sicuramente al primo colpo. Già che parliamo di hand drill, ragazzi, vi rinnovo l'invito ad andare ad iscrivervi al mio secondo canale, Secrets of the Ancients. Lì trovate tantissimi video sull'hand drill. Ultimamente sto facendo veramente un sacco di tentativi, cerco di filmare ogni volta, e quindi andate ad iscrivervi e andate a vedere i video sull'hand drill che ho preparato per voi. Trovate il link in descrizione e adesso ci vuole che troviamo un po' di legna. Dai, non ho proprio una tecnica sopraffina, però ci possiamo stare. Ok, è arrivato il momento di passare all'hand drill. Ne vedremo delle belle perché c'è l'umidità al 200% e quindi non sarà semplicissimo. Ho raccolto un po' di legna strada facendo, non qui perché qui ci sono solo faggi. Abbiamo del nocciolo e dell'alloro. Adesso vediamo un po' che cosa riusciamo a ricavare da queste preziosissime risorse naturali. C'è questo pezzo grande di alloro che come fireboard, come base, mi ispira. Questo è il nocciolo, questo è un po' troppo corto, io ci metterei quasi quasi, vedete questo se è dritto, insomma storto come le bestie. Questo, ma questo potrebbe funzionare, alloro e nocciolo. Le operazioni che andrò a svolgere con il coltello saranno quelle di scortecciare entrambi i pezzi di legno, quindi la base e il piolo, realizzare l'invito sulla base, realizzare sempre sulla base la tacca per far fuori uscire la brace, insomma tutte quelle piccole operazioni di intaglio che servono per la messa in pratica di questa tecnica. Perlomeno questi legni sono asciutti perché l'ho raccolti prima che iniziasse a piovere, così come il nido di paglia che ho qui, però l'aria è veramente carica di umidità, quindi sarà molto molto dura.
Ok ragazzi, il set è pronto, è arrivato il momento di faticare un pochetto. Porca miseria, non si accendeva più. Mamma mia, è tutto fracico. Si vede? Spero di sì.
l'abbiamo fatta. Ci è voluto un po' di più del previsto, sia perché per sbrigarmi ho fatto l'invito abbastanza piccolo e quindi il trapano mi è fuoriuscito un paio di volte, sia perché essendo l'aria molto umida ci è voluto un po' per raggiungere la temperatura adeguata per infiammare la brace. Chiaramente in questi casi la differenza la fa l'allenamento, perché se siete allenati continuate a spingere come dei forsennati fino a che non vedete la brace. Se non siete allenati, schiattate prima. O vi distruggete le mani, come vedete. Io questi giorni sto veramente spingendo con l'handdrill perché sto facendo tutta una serie di video per il secondo canale, quindi arrivo a 4-5 tentativi al giorno, quindi alla fine per forza di cose mi sono venute le vesciche. Voi non fate così, esercitatevi un po' al giorno in modo da non soffrire. Poi se volete soffrire, anche quella è un'esperienza. Ok ragazzi, questo è il mio coltello definitivo per il bushcraft. Vi ho fatto vedere come lo uso, per cosa lo uso. Ho buttato dentro diverse cosette in questo video. Spero, come al solito, che vi sia piaciuto. Lasciatemi un commento, magari fatemi sapere voi che coltelli prediligete, se siete come me, che preferite i coltellini o se portate con voi dei coltelli di dimensioni più generose. Iscrivetevi al canale ed attivate la campanella in modo che appena pubblico un nuovo video vi arriva subito la notifica. Lasciate un like e seguitemi anche su Instagram. State bene ragazzi e ci si vede ad un prossimo video. Ah, guardate i fomes.